Benvenuti in un nuovo video, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi faremo insieme una video ricetta che sapete che io sto portando avanti questa tipologia. Scusatemi se per 2-3 settimane non ho fatto più questa tipologia di video, ma principalmente per tempo, ma oggi sono ritornata qui anche con questa tipologia di video che è da fat a fit. Se vi siete perse tutte le altre video ricette ve le lascio giù nell'info box. Allora, oggi da come avete letto dal titolo faremo insieme dei brownie. Allora, raga, io non ho mai fatto in vita mia dei brownie, ma sia nella versione fat che nella versione fit non li ho mai fatti. Non lo so perché, ma non li ho mai fatti. Non li ho neanche mai proprio assaggiati, proprio fatti in casa, quindi per dirvi. Quindi io inizierei subito ad elencarvi come sempre la ricetta fatta e poi vi dirò la mia ricetta fit come l'ho trasformata. Iniziamo subito con la ricetta. Allora, dice 24 g di cacao amaro, poi 135 g di farina 00, 225 g di burro, 200 g di cioccolato fondente, 4 uova e un cucchiaino di lievito. Io cosa ho deciso di fare? Allora, 50 g di cacao, 135 g di farina, 100 g di yogurt che serve comunque a renderlo soffice, funge un po' come il burro. Poi 200 ml di albume, 100 g di cioccolato fondente che io andrò ad utilizzare questo qui che è un cioccolato zero della Prodis. Infatti ma potete usare anche il cioccolato fondente classico, solo che sinceramente volevo smaltirlo, quindi l'ho utilizzato. Infatti e poi faccio vedere che sono anche diversi, ma non ce ne frega. Ma voi potete utilizzare anche il cioccolato fondente classico. E poi bicarbonato e aceto, vi elenco e vi faccio vedere tutti gli ingredienti che andremo ad utilizzare. Come sempre vi faccio vedere i prodottini. Allora, e vi ripeto anche la ricetta: 50 g di cacao amaro. Io utilizzo questo qui della Perugina, ma voi potete utilizzare qualsiasi marchio o qualsiasi tipo di cacao amaro. Poi 135 g di farina. Io utilizzo questa qui che è una farina d'avena, però è a base integrale, ma raga, potete usare quello che volete, anche una classica farina 00. Poi vado a utilizzare 200 ml di albume, un vasetto di yogurt, questo qui è 100 g, vabbè, io utilizzo 100 g perché stamattina l'ho aperto per i pancake, quindi è 100 g di yogurt greco. Poi, come barrettine, da come vi accennavo prima, vado ad utilizzare queste qui. Una è cioccolato normale, ma queste qui sono fondente, solo che è mandorla mandorla e cereali, ma potete utilizzare veramente quello che volete, anche un classico cioccolato normale o fondente, quello che volete, raga. Ovviamente va sciolto a bagnomaria perché non ho il microonde. E poi infine come lievito però noi utilizzeremo un cucchiaino neanche di bicarbonato e ovviamente aceto di mele. Iniziamo subito. Comunque raga, controllando bene mi sembra che non è proprio cioccolato fondente, però vabbè raga, questo utilizzo, ma voi se non avete queste qui potete utilizzare anche un classico cioccolato fondente, raga. Voi potete veramente modificare la ricetta con quello che più avete in casa. Almeno, raga, li ho anche smaltiti questi qui, oh. Ok, e adesso vado a sciogliere il nostro cioccolato a bagnomaria. A dopo! Mamma mia raga, che buon profumo. Ovviamente aprite sempre l'info box perché giù nell'info box troverete sia la ricetta ma anche il valore nutrizionale per ogni quadratino di brownie. Mamma mia, c'è un odore di cacao proprio bello. Io adoro il cacao della Perugina. Diamo una mescolatina. Ovviamente, ragazzi, vedete che è ancora così, aggiungete altro albume.
vi regolate comunque sempre ad occhio, perché si sa, la farina d'avena rispetto assorbe di più, quindi ci vuole anche un po' di più. E poi in cucina si sa, si improvvisa sempre. Perciò aprite l'info box che trovate scritto tutto. Vado ad aggiungere lo yogurt greco e poi, raga, vado ad aggiungere anche un po' di latte. La ricetta non lo porta, però sinceramente io glielo voglio aggiungere, così da renderlo ancora più cremoso. Perciò, raga, aprite l'info box. Vado ad aggiungerci circa 50 ml di latte. Voi potete farlo anche con le fruste elettrica. Voi potete miscelare anche tutto con la frusta elettrica. Ok, ragazzi, voglio aggiungere anche un altro pochino di latte, così arriviamo a 100. Quando si fanno le ricettine fit è sempre così, oh? Si parte con una ricetta, ma poi man mano si va ad aggiungere sempre qualcosina. Cioè, raga, comunque il composto è la fine del mondo, c'è un profumino assurdo. E adesso andiamo ad aggiungere il nostro cioccolato. Eccoci qua, il nostro cioccolato fondente, anzi il nostro mix di cioccolato sciolto. Allora, raga, voi sapete anche, cioè, non dovete utilizzare per forza il cioccolato fondente proprio della tavoletta tipo, ma se avete anche l'uovo di Pasqua, il cioccolato fondente, oppure ci volete mettere, pure avete un cioccolato di non proprio fondente, ci volete mettere un po' di uovo di Pasqua, potete mettercelo tranquillamente anche un metodo per smaltirlo, perché ci sta, a volte si arriva ancora a questo periodo con l'uovo di Pasqua. Quindi adesso vado ad aggiungere il nostro cioccolato. Mamma mia, raga, che profumo! E poi è anche super veloce da fare. Ok, vado ad aggiungere il bicarbonato. Mettete mezzo cucchiaino proprio. Aceto di mele, quanto basta. Lo fate stare un po' e poi dopo mischiate il tutto. Incorporare bene. Si deve togliere proprio questo alone, vedete, un pochino più chiaro. Si deve eliminare completamente. Pronto per essere infornato. Mamma mia, raga, non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Vado ad utilizzare questo roto qui rotondo, perché al momento non ho uno quadrato come si deve, e vado a metterci la carta da forno. Devo comprare un ruoto di silicone, perché sapete che io mi trovo troppo bene con i ruoti di silicone. Quindi, per far aderire ancora di più la carta da forno, visto che non useremo il burro ovviamente, vado a spennellarlo con un po' di acqua. Cioè, raga, io non ho mai fatto, però penso che l'acqua la devo mettere tutto. Sì, Giulia. Ah, ce l'ho fatta, raga. C'è sempre una prima volta, vedete? Sono soddisfatta della mia carta da forno, molto molto soddisfatta. E adesso andiamo a versarci all'interno il nostro composto.
raga, eccola qui. Adesso vado a me, speriamo che qui non mi crea danni. Spero di no. Allora, raga, adesso vado a metterlo in forno per 180 gradi. Per quanto riguarda i minuti, non lo so. Sicuramente 20 minuti, qualcosina in più, io mi regolerò ad occhio. Quindi io vi faccio sapere direttamente, ve lo scrivo poi. E quindi niente, raga, ci vediamo direttamente dopo. E ovviamente so che il brownie non è rotondo, ma lo taglieremo a quadrettini. A dopo! Eccoli qua, ovviamente assaggiamo. Io ho preso una versione classica. Assaggiamo. Raga, sono buonissimi. Ovviamente sono amari perché c'è il cacao amaro e il cioccolato fondente, ma voi potete aggiungerci anche qualche dolce, qualche goccia di dolcificante. Mi raccomando, se rifarete questi brownie fit e anche proteici, infatti sotto giù nell'info box vi lascio i valori nutrizionali. Mi raccomando, taggatemi su Instagram, mi trovate come Giuliano Fit. Ciao!